Presidente, diamo subito una notizia bella perché per Melegoni non dovrebbe essere nulla di grave, ce lo conferma? Ma ho appena parlato con il professor Salini, mi dice che secondo lui non dovrebbe essere nulla di grave, sicuramente il ragazzo si è spaventato, però non dovrebbe essere nulla di grave, speriamo, perché per noi Melegoni oggi abbiamo visto quanto sia importante e che giocatore è. Soprattutto quelle pennellate di calcio che ha fatto nel primo tempo quando ha mandato Marras davanti alla porta. Sì, sì, ma non solo quella di Marras, ma ha fatto un primo tempo veramente di altissimo livello. Partita complicata, si sapeva, non era facile contro il Carpi, che tra l'altro Castori aveva mischiato molto le carte mettendo Sabbione dietro ad Arrighini. Il risultato alla fine però è giusto, Presidente? Sì, il risultato è giusto, però non è facile giocare contro di loro perché è una squadra che il mister mette sempre in campo bene per cercare di fare quello che loro devono fare. Quindi è difficile giocare contro una squadra come il Carpi. Poi devo dire che nel primo tempo siamo stati anche un po' lenti nel far girare la palla, mentre nel secondo tempo siamo andati molto meglio. Presidente, questa sfida tra i rumors di mercato e le dichiarazioni del presidente Sebastiani, ma la verità qual è? Non c'è nulla se non Elizalde, o i rumors che continuano sempre più numerosi qualcosa di vero lo nascondono? Ma sai, quando hai una squadra che sta andando bene, ci sono giocatori giovani bravi, è chiaro che ci sono i rumors. Una buona partita da parte di Scognamiglio che non ha concesso nulla. No, era anche la prima, quindi era difficile. Sul pubblico, l'altra volta aveva detto che il maltempo aveva un po' condizionato, questa sera sarà stata un po' la partita Inter-Juventus? Direi di sì. Perfetto, grazie.